Salve, complimenti per la vittoria. Diciamo che ci voleva una risposta che è arrivata comunque, no? Dopo la sconfitta del Trapani. Diciamo è arrivata perché grande solidità difensiva, poi capacità come di punire, guarda, tirare tutto loro, però comunque con gli attaccanti veloci che arrivano davanti, insomma siete stati abbastanza imprevedibili. Però dal punto di vista dell'intensità del gioco c'è stato subito un aspetto positivo, sì, senso. Sì, è tutto verità, perché dopo la partita di Trapani, soprattutto il secondo tempo di Trapani, ci voleva una risposta da parte di tutti e devo dire che si è vista, nel senso che siamo partiti bene, agguerriti, vogliosi di portare a casa la vittoria in un modo o nell'altro e quindi sono contento della prestazione sia mia sia della squadra. Abbiamo dato una risposta a chi magari diceva che non eravamo una squadra solida, non eravamo una squadra aggressiva, invece abbiamo dimostrato di essere e di saperlo fare. Sei stato decisivo, sia per il gol che anche per aggressare la porta con tutte le azioni da scritto. Sì, mi fa piacere questa cosa perché il gol io non sono uno che ne fa tanti, quindi sono molto contento che sia stato un gol importante per noi, per me, per la squadra soprattutto. Ma devo dire che oltre a me devo fare complimenti a tutti i miei compagni perché abbiamo giocato veramente la squadra, abbiamo giocato bene in alcuni momenti e in altri quando c'era da soffrire abbiamo soffrato tutti insieme. Ci racconti il gol? Come? Ci racconti il gol? Ma il gol è venuto da una palla inattiva, ne proviamo in settimana, quindi ci mettiamo lì a provare e riprovare fino a quando non vengono e per fortuna oggi schema, a calcio piazzato, la palla l'ha messa molto bene Mastagli e io ho colpito di testa, senza pensarci. E qualche dedica? No, sinceramente le dediche, no, dedico, sì, magari dedico il gol alla mia famiglia, alla mia ragazza e tutti i miei compagni che ogni giorno lavorano con me per lavorare, per migliorare e per fare bene questa stagione. Ok.